Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ci troviamo qui dal Cercat dove è appena terminata la gara tra lo Sportmania e San Nicandro, vinta dallo Sportmania 5-0. Siamo in compagnia dei due mister, mister Gaeta del San Nicandro e mister Schiavone dello Sportmania. Cominciamo da mister Schiavone. Mister, è arrivata una vittoria importante, piena, 5-0, dovevate riscattare la sconfitta di mattinata e ci siete riusciti veramente. Dobbiamo riscattare la sconfitta di mattinata che purtroppo è arrivata, diciamo, immeritatamente, anche se loro a mattinata in casa ci hanno messo molto agonismo. Noi ricriminiamo un po', però purtroppo il calcio è questo, si vince e si perde. Oggi era importante vincere, non perché, diciamo, perché comunque giocavamo in casa e dobbiamo tenere sempre il ritmo, diciamo, della classifica, perché quella è la cosa più importante. Ci abbiamo messo tutti in settimana, ci siamo allenati molto bene, molto preparati, perché affrontare oggi questa squadra sapevamo che comunque allenata da un tecnico che ha delle grandi qualità, bisognava stare attenti e non sbagliare colpo. Infatti comunque loro sono partiti pure fortissimo all'inizio, hanno preso un incrocio di pari che ci hanno fatto spaventare, perché purtroppo il calcio è quello: quando hai delle ripartenze importanti con giocatori veloci, se non ti metti bene in campo puoi, diciamo, a primo colpo già prendere gol. Poi man mano che siamo andati avanti con la partita, diciamo, su questo campo noi abbiamo delle qualità importanti e alla lunga abbiamo avuto la meglio. Mister, è arrivata questa sconfitta dopo la vittoria della scorsa settimana 3-0 contro Biccari, una sconfitta comunque con la capolista che in un certo senso ci poteva stare. Sì, assolutamente, anche perché non è qui che noi dobbiamo raccogliere i punti per salvarci. E poi abbiamo avuto un po' di difficoltà, tra gente che non stava bene, problemi all'ultimo momento di gente che non è stata bene stanotte, insomma siamo arrivati in 13-14. E quindi abbiamo fatto un po' di fatica, siamo partiti bene, come ha detto il mister, poi alla lunga loro sono sicuramente superiori. La difficoltà di non avere cambi ha fatto sì che la squadra andasse incontro a una fatica doppia, quella che doveva essere, e quindi è stato questo risultato, diciamo, eclatante, che però non cambia nulla. Non era qui che, ripeto, e non è qui che dobbiamo prendere i punti noi per salvarci. Noi domenica abbiamo l'Andria in casa e quella è una partita nella quale dobbiamo far bottino pieno. Sì, come ha già detto lì, un buon inizio, poi cosa è successo, cosa è mancato? Ma intanto non è successo niente in realtà, è che poi lo Sportmania è un'ottima squadra guidata da un ottimo tecnico che sta bene fisicamente, che sta ampiamente dimostrando di essere la squadra, il battistrada di questo campionato, e quindi poi le qualità comunque alla lunga vengono fuori. Ripeto, avremmo potuto reggere un po' di più la partita se avessimo avuto dei cambi per poter diciamo sostituire qualcuno che era in difficoltà, però il merito, la vittoria è assolutamente meritata. Mister Schiavone, oggi avete adottato nuovamente il modulo 3-5-2 dopo aver adottato l'albero di Natale nelle scorse giornate. Un 3-5-2, una partita che è comunque sempre in mano, state ritrovando un po' la forma migliore? La forma migliore, anche noi ricriminiamo un po' di assenze. Stanotte mi ha chiamato Bonavita che aveva la febbre, io Rubino 39 e mezzo, abbiamo Pinnelli infortunato, abbiamo Castro squalificato, Traversi squalificato, Tarricone si è fatto male martedì in allenamento. Anche noi abbiamo dei ragazzi importanti che ci possono dare, diciamo, quel tocco in più, però purtroppo stiamo avendo le giornate fredde, ci alleniamo la sera, poi d'altronde ci sono delle temperature che arrivano fino a 4 gradi, ed è normale. Io per primo mi sono molto, molto raffreddato. Sì, come dicevi tu, il 3-5-2 è il modulo in cui, diciamo, ci troviamo bene, sono 2 anni che lo applichiamo su questo campo, appunto è un campo di erba sintetica dove abbiamo delle qualità tecniche importanti, penso di poterlo attuare fino alla fine del campionato. Il Sauri continua a vincere, siete ancora a pari punti, ecco, sicuramente sarà decisivo anche prima della partita di domenica contro il Troia il recupero per staccare un po' il Sauri in classifica. No, giochiamo domenica a Troia e poi facciamo il recupero dopo Troia. Comunque a questo punto del campionato dobbiamo pensare solo alle partite che andiamo ad affrontare partita dopo partita, perché il girone di ritorno è un girone, diciamo, diverso dal girone di andata, dove tu trovi squadre che danno l'anima. Noi non pensavamo mai di andare a perdere la mattinata, eppure abbiamo perso 2-1 contro una squadra che ha messo in campo una voglia di vincere, una determinazione che è stata più forte di quella nostra. Penseremo partita dopo partita, quando viene il Sauri penseremo al Sauri. Mister, per il San Nicandro l'obiettivo resta la salvezza? Assolutamente sì, noi lavoriamo con i ragazzi del posto, è una società che è nata quest'anno, molti ragazzi giovani, oggi per esempio 97, 297, 296, 95, 94, 93 in campo, domenica scorsa abbiamo fatto esordire un 99, un 98. La nostra politica è questa, noi cerchiamo di salvarci, di mantenere la categoria, di far crescere i ragazzi, dargli un'opportunità,
e siamo su una strada giusta, siamo nella classifica che meritiamo, che ci compete, e alla fine speriamo di raggiungere tranquillamente la salvezza. Mister, prima di chiudere, da esterno, secondo lei alla fine chi la spunterà tra il Sauri e lo Sportmania in questa lunga corsa? È una difficile, è una domanda di difficile risposta. Io ho visto lo Sportmania due volte e il Sauri una. E entrambe sono squadre molto, molto forti. Io continuo a ripetere da tempo che il campionato si deciderà alla fine, perché lo scontro diretto sarà importante, perché sarà quello che sarà lo spartiacque in questo momento. Però chi sta davanti ha sempre un punto di vantaggio, non un punto nel senso numerico, ma ha una posizione di vantaggio, quindi può anche, tra virgolette, gestire le situazioni. In verità, ripeto, sono due squadre veramente molto forti e saranno due squadre che comunque l'anno prossimo giocheranno tutte e due in prima categoria, meritandolo entrambe. Mister, le rivolgo la stessa domanda per lei che è coinvolto in prima persona. Io ti dico che dopo la partita comunque che andremo a affrontare con il Rudi, sia noi che loro, avremo anche delle gare importanti. Noi dobbiamo andare a Spinazzola, viene il San Giovanni Rotondo, dobbiamo andare con l'Atletico Carapelle, e anche loro hanno delle partite importanti come noi. Devono andare a Spinazzola, devono andare a Rudi, che penso comunque che andranno a fare una passeggiata, devono andare a Rudi, a San Nicandro, non andranno a fare una passeggiata, devono andare a Ortanova. Quindi non, io sì, la partita contro il Castuccio dei Sauri è una partita a sé, dove dobbiamo preparare per quella partita. Poi dopo comunque chi vinca, che vinciamo noi o che vincono loro, abbiamo delle altre partite dove, se non stiamo attenti, possiamo anche capitolare. Quindi io dico che dobbiamo affrontare gara dopo gara con l'intensità, la mentalità e il lavoro, poi quello che viene viene. Ok, ringraziamo i due mister per la disponibilità. Dal Cercat è tutto, ricordiamo il finale: Sportmania batte San Nicandro 5-0. Per assist sportivo Fabio Trallo. Siamo con Daniele Carducci e Antonio Iovino dello Sportmania. Iniziamo da Daniele. Daniele, tre punti importanti per continuare quella rincorsa al primo posto. Il Sauri comunque ha vinto, siete ancora incollati in classifica. Ah, bene, bene, benissimo. Toccava fare assolutamente risultato e non lasciare niente a nessuno. Abbiamo sempre una partita da recuperare, però l'importante, insomma, era fare bottino pieno in casa, come al solito, con la stessa grinta. Questa settimana abbiamo lavorato tantissimo su calci piazzati, sugli schemi. Dobbiamo continuare a prepararci così, perché mancano ancora parecchie partite, il campionato è lungo e insomma non ci regalerà niente nessuno. Pertanto, insomma, dipenderà solo da noi. È vero, il Sauri ha vinto, insomma, quindi dipende tutto da noi. Se vogliamo farci il nome in questo campionato, insomma, dobbiamo pedalare, pedalare e pedalare. Antonio, 5-0, una vittoria importante, avete riscattato dalla grande il brutto passo falso di domenica contro Mattinata. Sì, l'importante, come diceva Daniele, la vittoria, i tre punti. Infatti abbiamo giocato un'ottima partita, anche perché ci eravamo preparati bene durante la settimana. Sono contento che comunque siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato facendo una bella partita, un bel calcio. A livello personale oggi c'è stata prestazione, tanta qualità, tanta quantità, un gol, insomma, una buona prestazione. Sì, alla fine il gol è stato un po' fortunoso, ma sono contento per me e anche per scacciare un po' di male lingue che ci sono un po' in giro. Comunque sono felice per la vittoria e per la squadra, specialmente per il mister, perché è stato abbastanza male durante la settimana per la sconfitta di Mattinata, però credo che adesso possa dormire sogni tranquilli. Daniel, oggi avete riutilizzato il modulo, il classico 3-5-2. Che cosa cambia 3-5-2, 4-3-2-1 per voi in campo? Cosa cambia? In casa, secondo, insomma, le direttive tecniche del mister, insomma, lui ha fiducia su questo schema, si affida alla classica, insomma, difesa a tre tra me, Rosario, Ortica a destra e Leo a sinistra. Diciamo, ha voluto intensificare il potenziale filtro di centrocampo con 5 elementi, e anche se magari in trasferta ritiene invece più opportuno disporsi con un classico 4-4-4-2 oppure con il classico albero di Natale, insomma. Però per noi, diciamo, riusciamo ad adattarci su qualsiasi modulo.
sacrificio e ti ripeto, insomma, in casa poi tra l'altro bisogna sentirsi padroni del proprio campo, pertanto è opportuno cercare di sbilanciare in modo più offensivo possibile il baricentro della squadra. E si sono visti i risultati, insomma, abbiamo creato parecchie palle gol, insomma, non rischiando quasi praticamente nulla. Adesso la prossima andrete in trasferta a Troia, poi ci sarà in casa il recupero, due partite importanti insomma per il resto della stagione. Altra trasferta difficilissima su un campo di terra che ci penalizza sotto il punto di vista insomma del palleggio, perché insomma in squadra centrocampo ci sono buoni palleggiatori in attacco e un dato di fatto nelle ultime 4-5 partite che su questi terreni non riusciamo ad esprimere il massimo insomma delle nostre potenzialità, vedi Mattinata, vedi l'ultima sconfitta prima della pausa natalizia a Rodi, però insomma dobbiamo cercare di mettere fuori attributi e tanta grinta anche su questi terreni di gioco. Antonio, per chiudere una battuta, l'abbiamo chiesto anche al mister Schiavone, alla lunga chi la spunterà tra lo Sportmani e il Sauri? Sicuramente il Sauri. Ok, per Assi Sportivo è tutto, grazie, ringraziamo i ragazzi Antonio Iovino e Daniele Carducci.